appena suonato il corriere e sono super felice. In pratica, domenica il mio ragazzo mi ha fatto un regalo, ha fatto un piccolo ordine su Maquillaia, o come si chiama, io lo chiamo così, e oggi è arrivato, cioè è arrivato davvero 3 minuti fa, stavo registrando i prodotti finiti e loro ho detto no, adesso lo registro subito. È la prima volta che ordinavo da Maquillaia, quindi insomma sono felicissima, e perché ci tenevo anche a provare questo e-commerce e non sapevo che arrivava questa busta super figa. È arrivata, come ormai sapevo, tutti quanti il pacchettino di caramelle. E poi ci sono le cosine che lui mi ha regalato, che adoro, adoro, adoro. Non l'ho ancora nemmeno aperte, perché ho detto vabbè, faccio subito il video. Vi dico subito che dentro c'erano due campioncini, questo qui che è una crema, e questo qui che è una crema mani. E poi ci sono loro. Impazzisco. Allora, due palette. Iniziamo da questa, che è la famosa Iconic 3 della Revolution, della Makeup Revolution, che come sapete ormai penso davvero tutte, è il dupe della Naked 3. La apro adesso con voi. Tra l'altro non so perché, vedendola dal sito, me l'ero immaginata tipo minuscola, tipo piccolissima. Poi mi è arrivata una palette, insomma, normale, cioè grande di dimensione. E ci sono tipo rimasta perché me l'aspettavo davvero molto più piccolina. Allora, dentro c'è l'applicatore che fionderò come tutti. E questa qui è la palette. Io già la adoro, solo così guardandola. Facciamo qualche swatch al volo. Cioè, i colori sono davvero morbidissimi. Oh, questi sono tre swatch al volo, insomma, sono dei colori davvero molto pigmentati, oltre che dei colori bellissimi, anche perché, insomma, la Naked 3 ce l'ho sempre avuta qua. Però comunque un po' mi frena, sia perché comunque ho già la Naked 2 mi basta e mi avanza, e poi anche perché è tutta sui toni del rosa, per quanto io ami i toni del rosa, oppure di non riuscire a sfruttare tanto, quindi avevo puntato da tantissimo questa, che è un'ottima sostituta, insomma, perché se non so se li posso mettere nel video queste cose, quindi insomma vi dico, se su Google digitate e Iconic 3 confronto Naked 3 e vi appaiono gli swatch comparativi, e devo dire che ci prendono davvero tantissimo. Non so se posso mettervi la foto perché ho paura che violo qualche copyright, cose varie, quindi evito. Però è davvero fantastica, cioè è bellissimo questo palette. Sono emozionata. È davvero bella. Tra l'altro quest'ultimo colore secondo me è fantastico perché sembra tipo nero, ma non è nero, è tipo un viola scuro brillantinato. Wow, bellissimo, voglio arrivarci un super trucco. Davvero bella, bella, bella. Rimettiamo dentro pure l'applicatore. E poi ho preso una palette che cioè, ha visto che ci stavo dietro tipo da quest'estate. Intanto sia perché non ho mai ancora provato una slick e ci tenevo a provarla. E poi questa secondo me ha dei colori fantastici che non ho in altre palette. E questa è appunto la del mare. L'apro con voi. Oh. Questo è il packaging. Allora, c'è il cartoncino con tutti quanti i nomi scritti. C'è anche qui l'applicatore inutile. E questa qui è la palette. Mi piaceva tanto perché ha questi colori pastello, parecchio sull'aranciato, questi colori molto particolari che io non ho in altre palette, a dire la verità. E come vedete è davvero molto bella. Magari un po' più estiva può sembrare, ma io che insomma me ne frego un po' di queste cose e la utilizzerò tantissimo anche in inverno. Facciamo qualche swatch, va? Tipo questo colore qui è assolutamente un colore anche invernale.
Poi io tipo per gli arancioni, cose così, vado matta anche perché, cioè, vedo proprio che mi stanno meglio anche di altri colori. Cioè, guardate questo qui che bello. È tipo un rosa salmone arancione, glitterato, tipo bellissimo. E poi ci sono anche comunque dei colori un po' più nude. Tipo questo è un beige dorato. E questo è bellissimo. Oddio, voglio provare tutto. Proviamo qualche altro colore. Sto verde. Cioè, guardate quanto sono pigmentati. Cioè, ragazzi. Poi magari vi farò un trucco con queste palette perché, cioè, sono davvero fantastiche. E niente, ragazzi, questo mini haul è finito. Ci tenevo, insomma, a farvele vedere questi due mini, questi regalini, insomma. E non ho fatto tutti quanti gli swatch perché comunque l'avete visti e rivisti, li trovate in rete, quindi, cioè, non volevo nemmeno allungare troppo il brodo. Comunque più in là vi farò sicuramente dei video tutorial con queste palette. Fatemi sapere se ce l'avete, cosa ne pensate, e se avete anche altre palette della Makeup Revolution, visto che secondo me è un marchio assolutamente fantastico, che ho sentito che nel 2015 arriverà anche in Italia proprio come stand. Ma secondo me sarà tipo un delirio perché sarà peggio della Essence trovare delle cose intatte conoscendo l'Italia. Però assolutamente secondo me è una marca da tenere in considerazione perché è low cost, ha un'ottima qualità e poi avere un dupe di una palette famosa e costosa secondo me è ottimo. E niente ragazzi, vi mando un bacione. Ciao!